Ragazzi e ciao ragazze e ribentornate al mio canale. In questo video vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato da Neve Cosmetics. L'ordine l'ho fatto lunedì verso le 8 più o meno e mi è arrivato oggi che è mercoledì e sono più o meno le 4, aspettate, da questo aggeggino bellissimo, sono le... alle 5 meno un quarto mi è arrivato. Allora, puntuali, perfetto, la spedizione perfetta, imballaggio perfetto. L'ho già aperto perché ovviamente quando mi arrivano le cose devo sempre vedere prima cosa ho dentro e poi fare il video. Allora, intanto questa è la scatolina, tutta rosa, con la scritta Neve Cosmetics e il nastro ovviamente Neve Cosmetics. Vabbè, qua c'è il mio indirizzo che non lo posso vedere. E io ho pagato in contrassegno perché preferisco, perché in questo modo sono sicura che la roba mi arrivi. Intanto, vabbè, dentro ha questa carta qui che si toglie e praticamente dentro ho le cose. In questa pochettina molto faiga che... Niente, vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato. Allora, questa è la fattura e leggerò ovviamente i prezzi perché non me li ricordo giustamente. Vi faccio vedere prima i prodotti che ho comprato io e poi faccio vedere l'omaggino che mi hanno mandato loro. Allora, la prima cosa che già adocchiavo da tempo e lo volevo perché mi serviva e probabilmente anche per la qualità, avevo visto molti video al riguardo e mi piaceva, ho preso il pennellino da sfumatura, questo si chiama pennello Tial Blender, per un prezzo di 8,91 euro. Ho fatto questo ordine anche per il fatto che ci sono i saldi e quindi ne ho approfittato, come giusto che sia. Poi ho preso un ombretto in full size, appena l'ho visto sul sito me ne sono altamente innamorata, è questo qui, è il Camden Town, ok, ed è praticamente questo blu. L'ho già aperto, ho già fatto questo trucco, perché volevo un po' provare i prodotti, non ero truccata e quindi, perché no, ho preso due piccioni con una fava. Allora... vi faccio vedere con uno sguaccino com'è, sperando che si veda. Allora sì, allora è un blu viola, allora il viola non lo prende, però è un blu viola con i glitter ed è fantastico, ed è così, è un po' più sul viola, cioè dal vivo un po' più sul viola lilla ed è bellissimo. Io non sono per il lilla viola, ma questo in particolare mi piace un botto. Altro ombretto che ho comprato però in mini taglia e questo qui si chiama Notting Hill, come il telefilm che non ho seguito ma mi piaceva più che altro il colore, ed è questo rosa con micro glitter pagliuzzine, magari così si vede meglio. No, non si vede, faccio lo swatch direttamente. Questo è il prodotto e questo è lo swatch. È un bellissimo rosa con i glitter dorati, sperando che... sì, ecco, è così, è veramente bello, mi piace un sacco. E questo l'ho pagato 3,12 euro, mentre la full size l'ho presa a 6,32 euro. Adesso spero di non fare il danno, ovviamente. E poi ho preso 6 pastello, sì 6 pastello, 3 per occhi e 3 per labbra. Allora, per occhi ho preso la classica liquirizia, che è la nera praticamente, ed è questa. Ho preso la taupe, che è questa qui, pioggia, ok, bene. Ed è questa qui. E poi ho preso zaffiro.
bellissimo, cioè veramente. L'ho già messa all'interno dell'occhio, mi piace tanto. Quello che indosso, se si vede un pochetto, ma è lei. E poi le tre per le labbra. Allora, per le labbra ho pensato di prendere tre colori che comunque indosso molto molto spesso. E sono, aiuto. Allora, sono Sfilata, Fenicottero e Teatro. Allora, Teatro perché l'ho vista in miliardi di video ed è quello che indosso, è questo rosso qui. Mi piace tantissimo. Ed è questo qui. Poi ho preso Sfilata, che è questo fucsia fucsioso, ok, ed è questo qui, sperando che mi stia bene, se no lo regalo alla mia mamma, non è un problema. E poi ho preso Fenicottero. Allora, Fenicottero l'ho preso all'ultimo, perché ho detto proviamo qualcosa di nuovo, ed è questo qui. E per finire, mi hanno mandato un omaggino. Allora, l'omaggino è questo qui, della Quetzalcoatl, la collezione quella nuova, spero che si chiami così. Sì, mi sembra che sia questa comunque. Mi hanno omaggiato di Charleston, che è questo colore qui. E vi faccio subito lo swatch. Questo è il colore, sperando che si veda, e questo qui è lo swatch. Vedete, è un marroncino top, non si capisce benissimo, però non ha sfrillucci, mi pare di capire. Sì. Allora, devo dire che sono soddisfatta di questi acquisti perché volevo fare questo ordine già da molto molto tempo. Dicevo sempre, lo faccio più tardi, lo faccio tra un po', e alla fine non lo facevo mai. Non mi sono mai convinta, invece questa volta ho detto no, questa volta lo fai perché tanto volevo provare questi prodotti e ho deciso di acquistarli, come giusto che sia. Poi magari prossimamente prenderò anche qualche fondo e qualche blush, perché avevo preso un blush l'ultima volta, che è Soho, che ce l'ho ancora ed è bellissimo. E lo utilizzo soprattutto d'estate perché è un colore abbastanza forte. E poi ho preso il fondotinta che ho ancora, cioè ve lo sto facendo bastare finché non farò un altro ordine, insomma. E poi l'altra volta cosa avevo preso? Forse avevo preso, non mi ricordo, dovrei andare a vedere. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, sperando che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima, ragazze. Ciao!